Vito De Filippo è nato a Sant'Arcangelo 57 anni fa, sposato con Rosa e padre di due figli, Valentina e Nico. Laureato in filosofia con il massimo dei voti e la lode presso la Federico II di Napoli. Ha pubblicato numerosi saggi filosofici, monografie dedicate alla storia della Basilicata e raccolte di poesia. Ha curato l'edizione di alcune opere dedicate al pensiero del filosofo Benedetto De Spinoza e giornalista. I suoi interessi prevalenti sono la letteratura, il cinema e la musica. Inizia giovanissimo l'attività politica. A 26 anni viene eletto al Consiglio provinciale di Potenza, ricoprendo la carica di assessore provinciale alla sanità e vicepresidente. Dal 90 al 95 diventa presidente del Centro di Drammaturgia Europeo. Nelle elezioni del 95 è eletto consigliere regionale, risultando il primo degli eletti del Partito Popolare. Assume la carica di capogruppo, assessore all'agricoltura, assessore alla sanità con la Margherita, presidente del Consiglio regionale. Nell'aprile 2005 diventa il più giovane presidente della Regione Basilicata, vincendo le elezioni alla guida di una coalizione di centrosinistra con il 67% dei voti. Nel marzo 2010 viene riconfermato alla presidenza della Regione Basilicata. Lascia la Basilicata e va a Roma. Con il Partito Democratico nel 2014 è sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, poi sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e dell'Università. Oggi è deputato di Italia Viva e fa parte della Commissione Affari Sociali. La bella scheda su Vito De Filippo l'ha fatta la collega Lucia Pietravesa. Vito De Filippo, qui si dà rigorosamente il tu. Abbiamo sentito prima Democrazia Cristiana, Partito Popolare, Margherita, Partito Democratico, Italia Viva, insomma una vita in politica. Sei un funambolo. Ma un funambolo no, c'è un filo conduttore nei partiti di appartenenza che in termini di valore assolutamente mi sembra abbastanza coordinato e anche coerente con la mia storia. Ma sei un ruffiano o sei piuttosto riservato nella vita? Ma direi né ruffiano, riservato al punto giusto, E senza ora eccedere. ti senti conservato bene o accantonato sul viale del tramonto? No, mi sento molto attivo, faccio ancora tante cose, a parte l'attività politica, mi piace leggere, studiare, approfondire, girare. Sono un innamorato dell'agricoltura, quindi faccio ancora tantissime cose, assolutamente. Ma sei anarchico, rigoroso, superficiale. Direi rigoroso al punto giusto, anarchico assolutamente no, superficiale meno che mai, anzi, vivo le cose con particolare Hai partecipazione. sempre lo stilo del cattedratico, saccente, presuntuoso. Meglio un politico, meglio fare il politico e il professore. Devo dire la Dove verità, avresti fatto meno danni? non so se ho fatto troppi danni, ma devo dire che la mia vita è iniziata con una grande passione per lo studio e anche per l'insegnamento. Ho fatto una piccola parte della mia attività iniziale dopo la laurea proprio come professore. È sicuramente quella della ricerca e dell'insegnamento un'attività molto affascinante. Sono stato coinvolto nella politica grazie a due persone. Uno è mio padre che mi spinse tantissimi anni fa ad un impegno, visto che anche lui faceva nel suo paese, nel nostro paese, un po' di attività politica, e due, una persona che era quasi un padre per la familiarità dei rapporti, che era il senatore Decio Scardaccione. Poi giornalista. Giornalista è meglio fare il giornalista o il predicatore di politica? Beh, lo dovresti sapere, tu fai questo mestiere da tanti anni, io l'ho fatto per un po' di anni con una bellissima esperienza a Telenorba, alla Gazzetta del Mezzogiorno, ad alcune riviste anche scientifiche. Devo dire la verità, la curiosità per l'inchiesta e anche l'attitudine alla scrittura mi è rimasta totalmente. Ogni volta che posso scrivo le cose che devo fare, le cose che leggo, le cose che devo anche presentare. A Sant'Arcangelo abitavi vicino alla casa del cardinale Giordano. Non ti ha mai affascinato l'abito talare, il saio francescano, per esempio? No, affascinato non ho avuto questa vocazione, sono sicuramente un cattolico che pratica anche con una certa assiduità, ogni volta che posso vado a messa. Ho avuto un rapporto anche molto
molto bello con questo prestigioso prelato del mio paese, che è nato a 20 metri, a 30 metri da casa mia. Ma chi ti ha aiutato maggiormente a credere in te stesso e a mettere le ali poi? Devo dire alcuni professori del liceo sicuramente. Avevo una figura per me imponente nella mia vita, che era quella di mio padre, con il quale ho avuto una relazione intensissima. Devo dire oggi mia moglie, ma devo dire anche i miei figli, sono personalità con le quali mi confronto con molto interesse e anche con una sfida anche intellettuale non semplice certe volte. Ma generalmente sei un uomo puntuale o un ritardatario? Puntualissimo. Eccedo addirittura, arrivo qualche minuto in anticipo. Ho la mania di arrivare con grandissima puntualità agli appuntamenti. Ti piace di più avere o dare la libertà? Beh, sicuramente mi piace essere una persona libera, non fare niente per limitare la libertà di qualcuno, assolutamente. Mi piace offrire spazi di libertà e con me, diciamo, il rapporto è abbastanza semplice, abbastanza libero. Immagino tu abbia il cuore sempre occupato, ma in una villa in solitudine o in un condominio? Beh, io amo più che la villa e il condominio, io abito in una casa che era stata di mia madre, di mia nonna, mi piacciono le cose antiche, autentiche, identitarie, e ho scelto il vicolo quando sono nel mio paese, storto, dove sono nato. Ma sei un romantico per inclinazione o per soggiogare la donna, alla quale peraltro piace cadere nei tranelli, pelati poi da bugie? Non sono romantico nel senso mieloso del termine. Sono sicuramente un appassionato di poesia e credo che i versi, la malinconia, la nostalgia sono sentimenti molto importanti nella vita delle persone. Le idee da dove nascono? Dagli odori, dai sapori? Anche, devo dire, anche. Anche gli odori e i sapori. Il paesaggio, una circostanza ambientale stimolante può suscitare. Preferisci la vanità o la ricchezza? Nell'una e nell'altra in maniera eccessiva. Non voglio fare nemmeno troppo il manicheo. Credo che ogni persona punta ad avere una condizione sociale, anche economica, più rassicurante. Io l'ho avuta per l'attività che ho fatto, ma l'ho avuta anche perché, devo dire, anche la mia famiglia e anche la famiglia della persona che ho sposato ci hanno sempre garantito una tranquillità. Meglio l'estetica dell'etica o viceversa? Serve l'una e l'altra. Non dividerei con un'accetta le due cose. Qualcuno ti ritiene il principe del futile, dell'inutilità. È una fotografia perfetta o sbiadita? Ma non, assolutamente. Non so che cosa significa il futile, che cosa significa. Ci sono cose futili che diventano essenziali, ma sono una persona piuttosto attaccata alla profondità del pensiero. Quando fai una scelta, pensi a quanto guadagnerai? Mai. Ho visto però la tua dichiarazione dei redditi. Sì. Guadagni la metà dei colonnelli napoletani di Bardi. Non ti senti un po' mortificato, umiliato? No, la mia unica entrata è in questo momento è l'indennità parlamentare, con quello che è noto. Ci sono state anche delle riduzioni, sicuramente uno stipendio assolutamente dignitoso, anzi. Noi contribuiamo poi alla vita dei nostri partiti, all'organizzazione, quindi abbiamo anche da quell'indennità costi che mensilmente dobbiamo garantire per la nostra attività politica. Ma è giusto che un burocrate, un dirigente debba prendere il doppio di un politico? Questo è un dibattito molto interessante. C'è stata una fase nella storia italiana in cui la limitazione degli emolumenti anche per i dirigenti è stato un'attività molto interessante in termini legislativi. Ci sono sempre, come dire, degli angoli, delle possibilità per aumentare poi queste. Anche io, che sono stato amministratore per tanti anni, scopro ogni tanto che c'è un cavillo che consente un'indennità superiore. Secondo me, ognuno dovrebbe guadagnare il giusto per quello che fa. Chi fa più carriera? Chi è capace di scavare nell'animo umano o chi resta in superficie? Ma sicuramente chi è capace di scavare nell'animo umano. Tuo padre, avendolo conosciuto io personalmente, sicuramente ti ha educato alla severità, alla responsabilità, alla libertà. Ma è più forte chi non cade mai o chi è
cade e si rialza. Sicuramente chi cade e si rialza. L'insegnamento che ho avuto dai miei genitori e da mio padre è stato esattamente mai arrendersi. E invece l'insegnamento avuto da mamma? Mia madre è sicuramente una persona che ama la socialità, è interessata a tantissime attività. Diciamo così, la curiosità è quella che ho sicuramente guadagnato nel rapporto profondo che ho avuto anche con mia madre. Nella casa di tuo padre, nel corridoio, erano affisse le pergamene delle vostre lauree, quella tua e quella dei tuoi fratelli. È vero. Della famiglia chi è il più bravo? Ma devo dire, siamo stati tutte e tre molto diligenti a scuola, ci siamo laureati tutte e tre in tempo, tutte e tre quasi con il massimo dei voti, io sicuramente anche con la lode. E mio padre fece una scelta, le lauree erano state anche, come dire, un investimento, un sacrificio, perché tenere tre figli tanti anni fa contemporaneamente fuori sede era un grande investimento che le famiglie della nostra regione, del nostro paese, hanno saputo fare. E lui era una persona che, pur avendo soltanto la terza media, aveva un'attitudine, diciamo, allo studio e alla lettura che ci ha trasferito sicuramente con grande forza. Chi non studiava a casa nostra non era ammesso. E con uno stipendio da impiegato comunale. Sì. Con chi sei stato più complice, con papà o con mamma? Con mio padre sicuramente. E con Valentina o con Nico, i tuoi figli? Devo dire tutti e due, sono due personalità anche diverse tra di loro, ma entrambi hanno un rapporto, credo, molto intenso con i genitori e con me sicuramente. Da giovane ha avuto l'ardire di contestare il RAS della Val d'Agri, il compianto senatore Scardaccione. Sì. Poi ne sei diventato il discepolo prediletto. Lo hai fatto per convenienza o per folgorazione politica? No, all'inizio è stato tutto un rapporto intellettuale. Lui era molto amico di mio padre, avevano amministrato anche per una fase insieme il comune. Mio padre faceva attività politica da ragazzo, era una persona familiare per me. Non l'ho contestato, è stato i primi incontri erano un po' di sfida. Io, laureato a Napoli, avevo fatto qualche viaggio in Europa, ero stato a Parigi, quindi avevo idee un po', come dire, eterodosse, anche un pochino rivoluzionarie. Lui probabilmente comprese che ci poteva essere una qualità in politica e fece un'azione maieutica, nel senso che riuscì a tirarmi fuori quali potevano essere le buone possibilità per un'attività politica, e mi spinse molto. Ho visto una tua foto giovanile con la barba lunga, sì. Un post sessantottino, come dicevi prima. Poi la moderazione ti ha illuminato. È stata una metamorfosi improvvisa o piuttosto meditata? Ma non lo so, ho portato la barba fino al 2006, quindi avevo sicuramente più di 40 anni. Una scelta l'ho fatta sicuramente all'università. La Federico II negli anni 80 era un crogiolo di attività culturali, insomma sarà stata anche la suggestione, la frequentazione di eminenti personalità anche della filosofia italiana. Io partecipavo a seminari, a lezioni, il professor Masullo, Tessitore, Franchini, discepoli anche di una grande tradizione crociana che a Napoli era sicuramente luminosa. Ma qualche fragilità ce l'hai? Ma tantissime, come no? Una? Una fragilità sicuramente è quella di perdonare troppo facilmente, anche quando c'è stata una grave e grande ingiustizia. Non so conservare rancori. Ho una memoria abbastanza breve anche per i torti. Qualcuno mi dice che così non bisogna essere. E quindi hai imparato a perdonare? Assolutamente sì, ma notoriamente. Sei in sella da una vita, politicamente parlando. Non ti è mai venuto in mente di tirar fuori altri talenti, come sei stato tirato tu? Devo dire, lo faccio ogni giorno, consiglio, suggerisco, aiuto. Ci sono tantissimi amministratori in questa regione che io spero ritrovino in me anche un punto di riferimento per le loro battaglie e per le loro attività. Che cosa è più importante, la bellezza o l'intelligenza? L'intelligenza. Qualche volta l'umiltà si ferma in te, almeno momentaneamente?
Può capitare. Ma è meglio essere disponibile e non dirlo piuttosto che non esserlo e dirlo? Ma è meglio essere disponibile e non dirlo. La persona più importante della tua vita è stato papà. Sì. Basta? No. È stata una persona importante, sicuramente mia moglie, i miei figli, mia madre, no. Tanti. Salvatore Scardaccione è stata una personalità importante. Amici dell'infanzia, con i quali conservo rapporti assolutamente straordinari. Da giovane facevi parte di un gruppo musicale. Sì. Sei un musicista mancato. Ma che suonavi, il piffero? No, suonavo il pianoforte, suonavo l'organo. Ho iniziato con una fisarmonica che mi ha regalato un mio zio che faceva il professore a Salerno, fratello di mia madre, e ho avuto sempre questa vocazione che conservo ancora ora, quando posso. A casa ci sono strumenti, devo dire, mio figlio suona. Qual è la colonna sonora della tua vita? Beh, devo dire, i pezzi più belli della mia giovinezza sono stati sicuramente quelli di Battisti. Il cantautore in genere, Battisti e Di André sceglierei. E qual è stata la prima canzoncina che hai dedicato alla prima fidanzatina? Canzoncine? Beh, le primissime canzoni sono state sicuramente quelle dei Pooh. Negli anni 70, ai primi anni del liceo, erano dominanti nei nostri paesi questi musicisti, i Pooh. Credo Parsifal. Il primo bacio lo hai dato? Un rock progressivo dei Pooh. Il primo bacio lo hai dato o lo hai ricevuto? Direi che l'ho ricevuto. Quanti mestieri hai fatto nella vita? Una volta mi pare che tu abbia fatto addirittura il cameriere a Parma. Sì, come no. Da ragazzo abbiamo avuto molti momenti, come succede spesso, di rottura anche con le nostre famiglie. Ho fatto il cameriere, ho fatto il bracciante agricolo tante volte. In un'estate un po' complicata di rapporti, io ho un mio amico che oggi fa l'anestesista in un grande ospedale di Napoli, reagire anche ad una famiglia che ci teneva su alcune questioni un po' chiusi, ce ne andammo e abbiamo fatto per un mese intero anche i braccianti agricoli. E quindi mani sottratte all'agricoltura sono queste? Non sottratte, perché continuo a conservare questo interesse. E che facevi in agricoltura? Portavi il trattore? Beh, l'agricoltura, quando ho fatto quell'attività raccoglievamo frutta in alcune grandi aziende del Metapontino, ma è noto che la famiglia di mia madre, insomma, fanno attività agricole da decenni, direi da secoli addirittura. E, nello e sport, ancora oggi noi conserviamo. E nello sport come sei collocato? Malissimo. Ma eri tifoso del Napoli? Ero uno dei pochi ragazzi che non ha avuto mai una passione per il calcio. La domenica per me era alienante. Non ho avuto mai capacità sportive particolari, se non la corsa. È un po' di attività sportiva che si fa per star bene. Però hai amici o hai avuto amici? Come no? Famosi, calciatori. Sant'Arcangelo è stata una grande palestra per tantissimi sportivi. André Esposito negli anni 70 giocava nel Napoli in Serie A, ma non solo, ce ne sono stati tanti. Che cosa fai di benissimo? Dove sei infallibile? Ma in nessuna cosa sono infallibile. Sicuramente nella disponibilità, nella capacità di ascoltare una persona. Senti, ma qualche volta ti annoi o sei sempre sfidando con te stesso? No, la pigrizia e la noia sono ingredienti importanti della nostra vita. Ci sono molte giornate nell'anno in cui bisogna abbandonarsi alla pigrizia e alla noia. Fa bene. Quando hai capito che ce l'avevi fatta? In che senso? Nel senso di... Quando ti sei... che sei devo stato consapevole delle tue... Il mio primo grande entusiasmante risultato è stata sicuramente la mia laurea. Giovanissimo, con il massimo dei voti, con la lode e con un invito alla pubblicazione della tesi di uno dei più grandi studiosi di Spinoza, che era il professor Piero Divona, che purtroppo non c'è più. Che cosa ti ha imbarazzato di più? Uno scritto, una frase, uno sguardo? Beh, devo dire, chi fa politica ed è esposto in una piccola regione, il gossip, molte volte le cattiverie infondate, le maldicenze, ce ne sono state, come no, tante. E con quale esperienza terapeutica superi questi momenti? Devo dire, la reazione in genere per il carattere che ho è stata sempre emotivamente molto forte.
Poi ho capito che non bisogna mai dare corso alle cose infondate e non reagire, farle scorrere. Non ci riesco sempre ancora oggi, perché mi dispiace molto e non riesco certe volte a capire del perché c'è questa voglia di dire cose non vere su una persona. Chi è il tuo migliore amico? Beh, ne ho avuti tantissimi nella mia giovinezza. Ho avuto un grande amico, purtroppo, che non c'è più, che si chiamava Carmine Mario Gioia, con il quale abbiamo scritto il primo libro di poesie insieme. Poeta che si suicidò a Sant'Arcangelo. Svangeli a due. Senta, hai conosciuto tanti uomini che hanno fatto la storia. Sì. Ma era meglio Colombo o meglio Andreotti? Due personalità assolutamente diverse. A me piaceva molto di più il presidente Colombo. Li portammo insieme in una bellissima anche sfida intellettuale su un palco di questa città. Era il 2007. Sì. Ma è meglio Renzi o Enrico Letta? Anche in questo caso sono due personalità diverse. Enrico, grandi approfondimenti e grandi visioni culturali, Renzi, intraprendenza e forza anche nell'azione. Da buon cattolico, quando vai a confessarti, la confessione tua è un lampo o dura un'eternità? Dura, non è un lampo e non dura un'eternità. Dura il tempo giusto per confessare i tanti peccati che ognuno di noi si sente di aver fatto nel corso della vita. Come coccoli i tuoi lettori? Con la disponibilità, con l'ascolto, provando a rispondere a tutte le questioni piccole e grandi che si pongono nel nostro territorio. Quale altra domanda avrei dovuto farti e non ti ho fatta? Beh, non so. Che cosa vedi nel futuro? Fai anche l'indovino allora. Pure. Vito De Filippo, parlamentare, deputato di Italia Viva.